Salve a tutti, io sono Dorian Gamer e bentornati su The Quarry. Oggi il sangue scorre a fiumi, Emma si ritrova a giocare a nascondino con uno dei mostri, i ragazzi alla baita invece si divertono col tizio molto grosso, e qualcuno perderà una mano in una brutale scena violenta. Buona visione! Perfetto, riprendiamo da dove abbiamo interrotto lo scorso episodio. Siamo ancora con Emma, che ha deciso di andare a visitare la casetta sull'albero, dove sappiamo molto bene si nasconde un lupo mannaro. Beh, credo che siano dei lupi mannari. Per adesso il gioco non ce l'ha confermato. Diamo comunque un'occhiata in giro, perché stiamo trovando un sacco di oggetti strani. E oh, questa è la teleferica che ci potrebbe servire più avanti. Ah, guarda un po', c'è la scala che avremmo dovuto utilizzare se fossimo passati da sotto. Scusa, non volevo guardarti le zizze. Telecamera, grazie, quando hai un secondo. Se ho visto bene, possiamo anche interagire con... C'è un oggetto, una prova? Ti prego, dimmi che è qualcosa, strano, di utile. Chiavi di un'auto. Qua sopra? Chi le ha dimenticate? E sono della polizia. Potrebbe diventare... Oh mio Dio, abbiamo un nuovo indizio. Queste chiavi appartengono al dipartimento di polizia di North Kill. Che cosa ci fanno nella casa sull'albero dell'isola di Hackett's Quarry? Appartengono molto probabilmente al poliziotto che abbiamo visto all'inizio, quello che ha rapito la povera Laura. Caso di... Mi scusi, agente, non so proprio di che cosa lei stia parlando. Meglio lasciarle dove le ho trovate. Buona idea, forse è lui che ha acceso il fuoco questo pomeriggio. Ah, non voglio aprire quella porta. Ed eccoci qui, come promesso. Una casa sull'albero estremamente malmessa e un po' traballante. In un'altra vita, forse, il povero Jacob e io ci saremmo trasferiti qui e messo su famiglia. Tesoro, sono a casa! Non urlare, ti prego! Ho scordato di mettere a letto i bambini. Va bene, che gran bella accoglienza. No, ti ho detto di non fare rumore e tu stai urlando, santo cielo, donna. Smettila, per favore. Rifatevi gli occhi, gente. Il fascino del campo estivo tutto per voi. Oh, guarda, sembra che qualcuno abbia lasciato le sue cose qui. Forse è stato uno dei bambini oppure qualcuno dei ragazzi, non so. Ma non riconosco niente qui. Oh, no. Sentito? Adesso dobbiamo fare una scelta. Rovestiamo senza vergogna tra le cose altrui, oppure apriamo quella inquietante botola e moriamo di un'orribile e tragica morte. È esattamente ciò che sta per accadere, cretina! Sì, la risposta giusta è non venire sulla casa sull'albero. Ma sei scema? Apri la botola. No! Ispeziona lo zaino, magari c'è qualcosa di utile. E zaino sia, così almeno metto qualcosa addosso. Direi che avete visto abbastanza. No, non si è mai visto abbastanza per quanto riguarda una donna. Oh no! Non vuoi andare lassù, ti prego, non andare lassù. Forse sono riusciti a bloccarlo là sopra e noi lo stiamo per liberare. Che sia Max? Il compagno di Laura, quello che abbiamo visto all'inizio. Era abbastanza ovvio che fosse stato morto. Un taser! Ok, questo ci servirà fra poco. Bene, ok, dunque. Credo che ci sia qualcosa. E quindi non salterò per lo spavento, ve lo posso promettere. No, non farlo, non farlo, non farlo, non toccare, non toccare, non toccare, ma proprio per niente. Ti prego. Addio, mondo crudele. Il sipario sta per calare e non c'è tempo per fare il bis. Non aprire, non aprire quella cocchia di botola. Porco cane, stra super porco cane. Oh oh, oh oh. Oh no, oh no. Usa lo spray per orsi, usa il taser. Anghingo, quanti porchi tirerò. Direi il taser, forse. Oh, quanto è brutto. Maronne, quanto sei brutto. Bravo, taserlo, ottimo. Fai una foto? Sì, sì, fagli una foto, dato che ci siamo. Ok, ora fuggi, fuggi. Prova raccolta, ottimo. Corri, 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 corri. Oh, aiuto, tanto aiuto. Maronne, è proprio dietro di noi. Non inciampare, non mi inciampare. Aspetta, ok, basso. Oh, oh maronne, è volato di sotto. Ok, non è male. Aspetta, aspetta, tixo la nonna. Tixo tutta la nonna, porca di quelli per porca. Ok, qui dove abbiamo visto la sua morte probabilmente. Corri, corri Emma, non ti fermare, non ti guardare indietro. Oh porco cane, ostra super porco cane. Scappa, usa lo spray. Direi che è il momento giusto di usare lo spray. Che dite, gente? Ok, funziona comunque. Ricorre indietro, donna, ritorna indietro. Aspetta, aspetta, stavolta verso l'alto. A posto, se mi inciampi ti picchio male. Vabbè, probabilmente ci muori prima che io riesca a picchiarti male. Aspetta, ce n'è un altro. E verso l'alto. Ok, ok, chiuditi dentro. Chiuditi dentro, porco cane. Oh maronne, sì, c'è la finestra aperta, ciccia. C'è la maledetta finestra aperta, non dico altro. Ok, blocca la porta assolutamente. Un qualcosa, non lo so nemmeno io. Ok, la sedia va benissimo.
Ok, porco porco cane. Non rimanere lì a guardare, donna. Usa lo spray, però si usa la botola. Porco cane. Mi sa che l'abbiamo finito lo spray, quindi usa la botola. Perfetto. Oh, marone, quanto è brutto. Aspetta. Schivone. Evitiamo di farci infettare. Marone, troppa ansia per il gioco. Corri, fetta. E ok, vai. Vabbè, non so quanto. Oh, l'ha bloccato sotto. Vai, xalo. Xagliela tutta quella scala. Xagliela tutta quella scala. Corri. 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 Vai. Ok, ok. Ci sei quasi. Ci sei quasi. Ci sei quasi. Chiudi la botola. Chiudi la maledetta botola. Ok. Sì, ma mettiti sopra. Blocca. E vabbè, non è che sia tanto peso. Ok. Wow. Gente, siamo ancora vivi. No, non so come siamo ancora vivi. Ha mantenuto anche una discreta calma, Non c'è che dire. Siamo ritornati intanto alla baita di Hackers Quarry. Tranquilla, sta bene. Ritratto della salute, guardalo proprio. Ti fa male? No, mi hanno praticamente squartato il braccio. Scusa, ho solo molta fame. Di carne umana? Ti troviamo del cibo, ok? Sì, ok. Chi vuole diventare il cibo per Nick? Alzate la manina. Su, su. Cavolo, mangerei un cavallo. Beh, non credo potremo trovarti un cavallo, ma forse dei cereali. Io odio i cereali. Non lamentarti, uomo, è già un miracolo che tu sia vivo. Oh, una carta, una carta, una carta, una carta. L'ho presa? Ok, l'ho presa in tempo. La forza, ottimo. Questa è la chiave per l'infermeria, vedi se trovi qualcosa. Speriamo almeno di riuscire a pulirlo. Ti prendo qualcosa. Speriamo che i cacciatori sappiano un modo per curarlo più che altro. Avete visto? La signora era sulle scale, mi sembra, la strega. Noi cerchiamo un telefono fisso. Ce n'era uno nell'ufficio di Mr. H. Già. Ah sì, ma è un fucile, torniamo, peraltro. Subito. Ricevuto. È ancora lì la signora, era ancora lì, porco cane. Ottimista oppure cauto? Cerchiamo ovviamente di essere ottimisti, è stata una giornata difficile. Speriamo che vada tutto bene. Credi che in infermeria sia rimasto qualcosa di utile? Caitlin sa il fatto suo. Dici, alla fine non doveva lavorare lei in infermeria quest'estate. L'hanno assegnata lì perché mancava un'altra ragazza. Meglio di niente. Andiamo a cercare aiuto. È strano vedere questo posto deserto. Non sei mai venuto qui di notte durante il campo estivo? No, lui dormiva, probabilmente. Cosa? No, perché tu sì? Qualche volta, sì. La chiudete quella maledetta porta, ragazzi. Oh, la strega di Hackers Quarry, bene. Cosa c'entra lei con i lupi mannari? Dove vai? Ho sentito pronunciare il mio nome. Non ho sentito. Torna indietro, razza di idiota. E chiudi la porta. No, la lasciano aperta. Non è possibile, non ci credo. C'è una creatura in libertà e loro lasciano gli accessi aperti. Non credo che la ferita di Nick sia così grave. No, a malapena cammina. L'hanno squartato in due praticamente. Speranzoso o paranoico? No, 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 no. Cerchiamo di non andare fuori di testa. Non perdiamo la speranza. Beh, meno male. Già. E quindi? Ma voi due volete limonare o no? È abbastanza ovvio che ci sia un po' di romance. Cerchiamo aiuto. Chi chiamo? La polizia, chi vuoi chiamare? Mr. H? Ho solo il numero di questo ufficio. Ok, allora il 911? Il cosa? Vuoi dire il 911? Che dice il 911? Non saprei, io... Va bene, sì, ma che cosa devo chiedere? La polizia? Un'ambulanza? Tutte e due, magari? Se ne occuperanno loro? Determinato o curioso? Dobbiamo scendere nei dettagli. Non mi pare il caso di mettersi a bisticciare. Innamoratini, forza, chiamate la polizia. Polizia? Sì, senza tanti giri. Dei cacciatori ci vogliono rapire. Quindi mi fanno 911 mi dica e io dico aiuto, aiuto, i miei amici sono stati attaccati da un orso o forse non un orso ma era un animale coi denti. E poi uno di noi è stato rapito da un cacciatore con la faccia piena di sangue e forse qualcuno ha sparato, ma non noi, o forse sì, proprio noi. E hanno anche spiccato un mio amico da un albero. Incidente separato, lunga storia. Ti stai divertendo? Sì, sì, così va bene. Ok. Siete due idioti, avanti! Chiamate la polizia, se ne occuperanno loro dopo dei fatti. 911. Oh, perfetto. Hanno staccato la linea. Morto. Tutto qua. Con questo tono me lo dici. Veramente? Sbrigativo, sicuro che non hai attaccato? Beh, non ha buttato giù la cornetta? Quindi è abbastanza sospettoso tutto ciò. Ci stanno bloccando le telefonate? Beh, è strano. A volte capita da queste parti. No. Nel momento in cui chiami la polizia... È una coincidenza. Non è una coincidenza. Hai provato quella cosa di... Cosa?
Guarda. Che stai facendo? Non lo so, fanno così nei film quando il telefono non va. Premono quel cosetto. Noi non siamo in un film. Siamo in un videogioco, idiota. Bene, però tu che ne sai? Forse è proprio quello che vogliono farti credere. Ma che cocchio stai dicendo, Dylan? Ma ti sei rincretinito. Ok, questo telefono è fuori uso. Ma nessuno prende. Dove altro possiamo trovare una linea fissa? Non è una linea fissa, ma... Oddio, l'antenna radio. Nel capanno della radio c'è un po' di attrezzatura. L'abbiamo vista all'inizio. Da dove facevi gli annunci? Dove componevo la colonna sonora dell'estate, sì. E dove facevo anche gli annunci. Lì c'è della vecchia attrezzatura, mi sa. Forse possiamo utilizzarla per mandare un messaggio. Va bene, sì. Andiamo e proviamo a contattare qualcuno da lì. Rimettilo a posto. Ma sei scemo? No, no, portalo via. Aggressivo, sei fuori di testa o calmo? No, 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 no. Calmo, non litighiamo, gente. Lo metterò a posto una volta che siamo al sicuro e con i soccorsi in arrivo. Ok, ma attento. Tranquillo. Non è molto tranquillo, non si fida minimamente. Okay, oh, perfetto. No, 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 no. È stato il maltempo. Quale maltempo? Quale maltempo, Ryan? Forse magari gli orsi? Eh sì, hanno imparato a staccare la corrente. Perché continuate a incolpare gli orsi? E se avessi ragione, se l'orso che ci ha tolto la linea e poi anche l'elettricità, se quell'orso fosse in corridoio ad aspettarci? Non ha tutti i torti, eh? Giusto. Grazie. Che stai facendo? Ma non metterti in posizione, ma cos'è? Oh mio Dio. Oh sai no. Sai che sia meglio lasciarla, Caitlin. Sì, concordo. Di sto passo vi sparate da soli, razza di idioti. Già abbiamo quasi sparato a Jacob. Sulla difensiva o aggressivo, dalle tuo fucile. No, 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 non litighiamo. E ne ha più bisogno di noi? Ne ha bisogno tanto quanto noi. E voi un fucile lo avete, peraltro. Baita, noi andiamo là fuori. Hai detto che potrebbe esserci qualcosa di pericoloso nella baita. Quando? Ma 20 secondi fa. Ok, forse, ma solo perché volevo intensamente il fucile. Dai, daglielo e basta, Dylan. Dylan, hai tanti problemi mentali tu, ragazzo mio, eh. Tieni il fucile o dai il fucile? No, ha ragione lui. Anche lei si deve armare in qualche modo? Ok, hai ragione. Ehi, c'è comunque il mio. Se ti comporti bene, te lo faccio tenere. Credevo dici se te lo faccio toccare, ma vabbè, dettagli, sarebbe stato ambiguo. Non promettere col culo degli altri. È ancora più ambigua. No, per favore, basta, smettetela, gente. Ok, vogliamo darle quel fucile? Ryan, apprezza la tua decisione. Ah, io, cos'è quella faccia? Vuoi due sberle? Interrompo qualcosa? Sì, come al solito ti... Sì, sei in mezzo alle balle, santo cielo, Caitlin. Spero che tu diventerai utile alla trama prima o poi. E i nostri due giovanotti partono all'avventura. Cos'è quella faccia? Avanti! Tutto per te. Non saprei davvero cosa farci, poi... Mi fido di te. Ah... Bacio, bacio. Oh, grazie tante, Dylan. Sei così generoso e affascinante. Certo, certo, figurati. Mamma mia, non fossi così pirla, forse avresti già fatto colpo su di lui. Cioè, è abbastanza ovvio che ci sia un po' di romance. Non sono scemo io, eh. Oh no, ritorniamo da Emma. Ok. Il mio corpo è proneto. Oh oh. Direi che ti sta per raggiungere, Emma. Ti vedo anche troppo calma, ragazza mia, eh. Ok, perfetto, bloccala. Non c'è modo di bloccarla. Basta che non faccia cadere la casa sull'albero. Siamo a posto. Piano! Piano! Avvolgi lentamente o rapidamente? No, 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 lentamente, non fare rumore. Ti passo lo svito, Lemma. Piano! E dai. Non è che ti devi fermare ogni due secondi? Devi solo muovere piano la mano. Vella e andrà tutto bene. Più veloce, no. Non, ho tolto il dito dalla ichese. Lasciamo che la barretta arrivi alla fine. Vi sarò tutti felici e contenti, ovviamente. E vi sarò tutti morti. Tanto morti. Emma, corri. Emma, corri. Emma, Emma dietro di te. Non se n'è neanche accorta. Ma lo senti che rugna, donna? E vabbè, che bucio di chiurlo assurdo. C'è tutta la faccia deformata, peraltro, la creatura. E pensavo che i Wendigo fossero brutti. Vai, ciccia. Occhio all'atterraggio. No, con le musiche che poi mi scatta il copyright come sullo scorso episodio. È per questo che mi era... L'ho dovuto pubblicare più tardi? Ah, ti prego, dimmi che non avrò dovuto abbassare tre quarti dell'audio di sto gioco. Ah, perfetto. Ma scusate, ma le battute a sti personaggi glieli vogliamo dare? Io sarei tipo tutto sconvolto.
Signora, abbiamo finito un altro capitolo nel frattempo. È contenta di rivedermi? Bello rivederti, bellissimo. Ah, è di nuovo l'ora, vero? Maronne, però non stai inquadrature, che brutta da far schifo. La forza può sorprendere. Conoscere la propria forza brutta. Attingere da un'energia prima ignota. Suppongo che ci siano forze al lavoro dentro tutti noi. E se con una mano sono in grado di dare, con l'altra potrebbero strappare via. L'incredibile, lo sbalorditivo, il mistico, sensazionale. Percezioni manipolate. Il mago così opera, ora lo vedi, ora no. Basta un attimo. E ti conviene vederlo. E come sempre la scelta è soltanto tua. Desideri forse vedere di più? Se parliamo sempre di carte, signora, va bene. Le ho già detto che non accetto alcune proposte sconce, ok? Che poi l'uccello lì dietro mi inquieta. Ok, vediamo. Scegli di più una. Scegli saggiamente. Oh no, la forza o il mago? Ci fosse un modo di capire a cosa si riferiranno, sarei molto più tranquillo. Ok, scelgo il mago che mi intriga di più. Vediamo un po' chi sarà il protagonista di questa visione. Ok, loro due, che sta succedendo? Ok, stiamo per amputare una mano a qualcuno. E presumo sia la scelta giusta? Allora, arrivederci di nuovo. Ti lascio con questo. Ricorda chi sono i tuoi amici. Ricorda chi si prende cura di te. Ok, era un po' ambigua. No, no, non mi deve giudicare, stavo ragionando, signora, porti pazienza. Ok, quindi Ryan sta per amputare la mano di Dylan. Era la mano sinistra, per fortuna non è la destra. Ok, nuovo capitolo. Capitolo 5, rumore bianco. Oh no, nel frattempo siamo ritornati alla baita. Presumo che siano anche per arrivare i cacciatori o i mostri. Come se la passa Nick nel frattempo? Non ho trovato nulla da mangiare. In cucina non c'è più nulla. Oh cacchio, ho scordato la borsa. Ti ho portato questo. È stato... Cazzo, non so neanche che è successo. È tutto confuso. Come ti senti? Beh, ma guardalo, è chiaramente il ritratto della salute. Oh, l'infezione si sta propagando nel corpo, come potete vedere, ha tutti gli occhi iniettati di sangue. Grato sto bene o compassionevole? Cerchiamo di essere compassionevoli, preoccupiamoci di lei. Tu come te la passi? Sto... ecco... Sei viva, è già qualcosa. Sono felice che tu stia bene. Stai bene? Scusami, te l'ho appena chiesto. Io... Tranquilla. È arrivata l'infermiera Caitlin. Ti cura a fucilate. Non era una brava infermiera, purtroppo. Ok, sono andati a cercare una radio. Come mai hai un... Oh, è un bisturi. Era nell'ufficio di Mr. H. Non si sa mai. Che è successo alla luce? Non lo so. Va meglio? Me la cavo. Diciamo. Con quella ferita sulla gamba? Vanno al capanno della radio. Il telefono non va, provano a lanciare un SOS. Noi teniamo il forte. Oh oh, no. Che succede? Dici qualcosa? Che faccio? No, non dire nulla, stai zitta. Non attiriamo l'attenzione. Non hai detto che Dylan e Ryan sono usciti? Sì, ma non hanno chiuso la porta. Rassicurante o cauto? Oh mio Dio. Non preoccuparti per noi, preoccupati per te stessa, dai. Andrà tutto bene. Va bene, ma... fa attenzione. Attenti. Non abbandonarci, Caitlin, torna qua. No, no, beh, lei è una mamma protettiva da quel punto di vista. Non li lascerebbe in pericolo. Mi preoccupo più per Abby, che al momento si trova da sola nella stanza con Nick, che potenzialmente si potrebbe trasformare. Ok, sono pronto. E che ci servono i proiettili d'argento, Caitlin. Non gli fai una ciolla di niente ai lupi mannari con quello, eh. Mi sa che sono i cacciatori. Perché... Oh, non possono arrivare dall'alto. Dal camino, giusto? Dicevo, credo che siano i cacciatori, dato che non sento il frastuono che farebbe una creatura come un lupo mannaro. Il cacciatore ovviamente non distrugge, diciamo, tutto quello che incontra lungo il percorso. Beh, i Wendigo erano molto peggio, abbiamo visto che erano, maronne, creature capaci di arrecare morte e distruzione nel giro di pochi secondi. Il lupo mannaro invece sembra avere i sensi alterati, probabilmente, proprio per la sua parte umana, che ovviamente non è... Oh no, è il signore grosso più grosso? Non so neanche se sparargli.
E che voglio dire, sono i buoni tecnicamente. Weila, occhio. E olè, me lo aspettavo tantissimo. Allora, datemi un secondo, stavo ragionando su una cosa molto importante. Il buon Jacob, dato che non si è ribellato, si è preso il sangue in faccia, che, da quello che possiamo dedurre, servirà a tenere lontani i lupi, ok? I lupi mannari, quantomeno. Se ci facciamo catturare, dite che potrebbe accadere la stessa cosa, quantomeno Caitlyn sarebbe a posto. Marone, che inquadrature vicine, marone che mi mette ansia. Posso fare una prova, eh? Non penso che sparerà a noi, sta chiaramente cercando Nick... Perché si sta trasformando in lupo mannaro. Loro gli stanno dando chiaramente la caccia. È per quello che lo stava portando via quando siamo arrivati con Ryan. Occhio ciccia. Nessuna traccia. Quando li trovi, va col sangue. E fammi sapere, Bobby. Oh, si chiama Bobby, perfetto. Diciamo che la teoria potrebbe essere valida. Allontanati da lì, ragazza. Ho sbagliato a cliccare. Ho sbagliato a cliccare. Oh, porco cane. Non mi ha visto, non mi ha visto, non mi ha visto. Porca di quelli per porca. Caitlyn? Ma visto? Wow. Che fa? Aspetta. Cristo santo. Era il sangue. Signore, mi ritira una filetta di sangue cortesemente. No. Wow 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 wow. Ah, lo usa come scudo? Non mi prende in giro? Faccio, gli sparo le gambe? Andrà bene comunque. Oh. Non so se sia stata una buona idea. Di sicuro l'abbiamo fatto arrabbiare. Ma sei caduta. Corri, Caitlyn. Si è fatta malissimo. Oh no, oh no. Quindi abbiamo perso il fucile, mi prendi in giro? Ehi, forse questo non è il momento migliore per dirlo, lo so, ma... Sì, ecco, diciamo che stavo pensando all'inizio dell'estate, quando ci siamo conosciuti qui al campo. E adesso che l'estate è finita, ecco, sai... È l'ultima volta che ci vediamo, no? Scusa, Nick, che vuoi dire? Oh, ti devo fare un disegnino, piccola Abigail, santo cielo? Insicuro ti sto aprendo il mio cuore. Ma no, non dimostrare di essere insicuro. Sei un ometto grande e forte. Ehi, niente paura, Caitlyn è tosta. Lo so. Mi spiace, Nick, sono solo distratta. Ora, passiamo la notte. Dai, Nick, tieni a bada gli ormoni. Ho capito che non ti resta molto da vivere di sto passo. Incuriosito o amareggiato? No, amareggiato no. Tanto cielo. Di solo incuriosito perché ti si rizzava il... Sì, ha capito. Forse ho malinterpretato la situazione prima, ma... Mi è sembrato che volessi andare oltre. Ti pare il momento? Beh, tu volevi che le cose andassero oltre. Ma sei scema? Ehi! Oi! Scusa. Stai diventando aggressivo? Certo che sì, ma non sapevo se fosse così anche per te. Il suo comportamento sta cambiando. Sembra successo secoli fa adesso. Quindi tu volevi o no? Sì, credo di sì. Lo dici solo perché sto così. E non fare il gradasso, giovane. Lascia stare, è ferito, diamo la colpa a quello e via dicendo. Che succede là fuori, Caitlyn? Nascondiamoci, subito. Sì, okay, nasconderci mi sembra la migliore delle idee, gente. Il tizio è grande e grosso, non si può muovere molto agilmente. Sì, ma non portarlo lì da loro. E l'hai portato lì da loro? Caitlyn, sei un idiota? Oh mio Dio. Che succede? Cristo, dov'è il fucile? Dobbiamo andare. No, nascondiamoci. Oh no, che faccio? Che faccio? Se scappiamo ci sgamma tantissimo. A sto punto nascondiamoci. Sicuramente ci sarà il trattieni il respiro. E poi dovremo poter fuggire. Se canno il trattieni il respiro, piango nel profondo. Piano. Oh marone, ciao Bobby. Piccolo adorabile Bobby. Ok, ok. Non è poi così difficile, era molto peggio su Until Dawn, che dovevi tenere fermo il controller. Mamma mia, quella meccanica era strabuggata. Già voglio dire è inquietante di per sé quel tizio. Ma ora che è pure ricoperto di sangue. No, no, se trova Nick è finita. Ok, io aspetto giusto un altro attimo. Nella serie è meglio abbondare. E ok. Piano, piano, molto piano. Considerevolmente proprio una cifra piano. Non dimmi che si sta girando. Vai, 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 vai. Ah, c'era la finestra aperta, è vero. Ottimo, fuori di... Fuori. Il mio cuore, santo cielo, con la Q proprio. Quindi nel capanno della radio c'è una vera radio. Credevo fosse solo per trasmettere i tuoi annunci.
Oh, sì sì, un tempo era più una vera stazione radio in realtà. Bello, è ancora tecnicamente, ma nessuno si porta più la radio al campo in effetti. Già. È strano pensare che una volta... Oh no, perfetto. ...chissà che altro. Mentre ai giorni nostri serve soltanto il telefono, ma Mr. H te lo toglie il primo giorno del campo, così non sei distratto dalla tecnologia. La tecnologia ti dà e ti toglie. Questo è vero, sagge parole. Che succede? Non ti neanche di girarti? Che vuoi fare nella vita? Lo speaker al campo? No, dico... il DJ, la musica, quello. Sì, mi piace la musica, ma... vorrei potermi specializzare in fisica dei quanti. Davvero? Tu? Questa non me l'aspettavo, in effetti. Scusa, cosa? Sì. Non sembri proprio un tipo da scienza. Ah, beh, sì, è vero, non qui. Scusate, mi sto controllando alle spalle perché non mi fido minimamente. Ok, siamo arrivati nel frattempo. Ragazzi, io entrerei velocemente in un capanno. No, ti chiedo scusa, è una cosa che mi interessa molto, ma fammi capire, in che senso non qui? Non qui al campo, me lo tengo per me. E poi qui sono... Sei l'anti... genio, geniale, simpaticoglione? Wow, bella frase, complimenti. Non ero, ma è... No. Ok, va bene, ammetto che all'inizio ero nervoso all'idea di un contesto sociale scomodo e ho finito per compensare un po' facendo qualche battuta. Ci hai sguazzato? Sì, sai, agli altri piace l'atteggiamento blasé di Dylan. Blasé? Wow. A te piace essere blasé, Dylan? Beh, a me alla fine va bene tutto, sai. Stare davanti, stare dietro, vi dicendo, sì, insomma. Mi piace Dylan. Beh, piacere di conoscerti, Dylan. Sono Ryan. Complimenti, i vostri genitori vi amavano. Leviamoci dal cazzo Ryan. Sì, lo preferisco e ha molta ragione. Mamma mia, gente, oh, che romance difficile. Ok, in teoria non penso che il lupo mannaro ci attacchi se resto fuori un attimino di più. Quindi possiamo approfittarne per dare un'occhiata. Oh, ho trovato una trappola per orsi. Occhio, non metterci il tuo santo piedino. Stanno usando del... No, che fai? Non attivarla? Se lì ci sarà un motivo... Hai spaventato? Quell'affare può staccarti... È un altro indizio. Oh, molto molto bene, che riguarda peraltro la storia degli Hackett. Questa trappola per orsi non era di sicuro qui durante l'estate. Se non altro, ora nessuno rischia di farsi male. Soprattutto noi, gente, soprattutto noi. Una mano. Che ci fai in un campo per bambini? Non ne ho la minima idea. Non era qui quest'estate, altrimenti noi l'avremmo notato, non credi? Beh, qualunque fosse il suo scopo è andato. Non ci arrivate, vero? L'hanno messo i cacciatori per cercare di fermare le creature. No, voi proprio non ci arrivate. Ok, continuiamo a esplorare la zona, quindi vuol dire che il posto è cambiato. Come dicevo, e ci saranno altri oggetti. Oh, quello non era rotto. Quello decisamente non era rotto, l'abbiamo visto all'inizio. Oh, porco cane. La creatura è passata da queste parti probabilmente. Se i miei occhi non mi ingannano, c'è un foglio di carta dietro i capanni. E non c'era, me lo ricordo. Vediamo un po' se troviamo qualche prova utile. Chris Hackett ha scritto una lettera all'infermiera del campo per invitarla a staccare un giorno prima. Un po' irresponsabile se ci sono ancora dei ragazzi del campo. In effetti è bizzarro. Come se lui sapesse cose. Ovviamente lui sa cose. L'infermiera Kelly se n'è andata. E cosa la rimetti lì? Portatela via a sto punto. Non è che servirà a qualcun altro? Ragazzi, c'è tecnicamente una fiala di sangue sull'albero. Ora che ci penso bene, quanto mi pento di non aver lasciato che Caitlyn si prendesse la fialata in faccia e che istintivamente ho saltato il quick time. Vediamo un po' se possiamo recuperarla in qualche modo. Vai. Il problema è che tu non sai a cosa serva. Portala via comunque, ti prego, portala via comunque. Che razza di porcheria voodoo è questa? No, non rimetterla via, non rimetterla via, dai. Dylan ti sarebbe potuta servire fra poco. Quindi è lui che sta per perdere la manina, è abbastanza ovvio. Che rottura di scatola, ok, vedo laggiù la... Oh, ho trovato il diavolo, perfetto.
Guardate come boiara nascosta. Il diavolo, senza restrizioni, come un'ombra strappata dalla sua forma corporea. Fa molta attenzione e agisci prima che il demone si liberi. Tutti noi ne abbiamo uno, anche coloro che sono puri di cuore e recitano sempre le preghiere la notte. Oh, è vero. Non sai mai come una persona potrebbe reagire finché non si trova in una specifica situazione. No, ma porca. Ma porca, ma suprema porca. Ryan? Ryan? Dove cocchio sei finito? Dove buio è? Facciamo che mi avvicino alla zona della stazione radio. Oh no, presumo che sia là dentro, che sia per avvenire il misfatto. Diamo comunque un'occhiata in giro, anche da queste parti. Peraltro c'è una nebbiolina silentilliana che mi inquieta poponaci. Ho visto bene? Quelli, oh no, quelli sono segni brutti, 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 gente. Non c'erano prima. Segni di artigli. Evidenti segni di artigli sul muro del capanno della radio. Wow, grazie della descrizione. Fagli una fotina. Perfetto, ottimo. A ulteriore dimostrazione che qua c'era qualche creatura molto ma molto inquietante. Oh, mamma mia, che ansietudine assurda. Diamo giusto un'occhiata qua. L'eremita. Qui abbiamo l'eremita. Con l'eremita arriva l'isolamento, la solitudine, ma la riflessione anche. Probabilmente, pensandoci bene, l'eremita che dà la caccia può guidarti alla salvezza. Ma tutto dipende dalle tue azioni, non dalle sue. Maronne, gioco sempre tanto vago, eh. Notavo inoltre che fino adesso abbiamo saltato una delle prove, che secondo me era il cadavere che si trovava sott'acqua. Non so perché non siamo riusciti a interagirci, probabilmente dipenderà dalle scelte fatte in passato. Non so se serviranno tutte, forse non è possibile prenderle tutte in un'unica run, la butto là. Ok, direi di entrare. C'hai il fucile posseduto. Ho visto che si muove in maniera abbastanza inquietante. Sì sì, tutti dentro, gente. A posto. Capanno della radio di Hacker's Quarry, 22:39. Dobbiamo aspettare l'alba anche in questo caso? Dobbiamo resistere until the dawn? Questo capanno è una vera discarica. E dai, ci ha lavorato per tanto tempo lui, vedo la motosega là dietro. Quando io campeggiavo qua giù, funzionava a malapena. È rimasto chiuso per anni e mi ci è voluta davvero una vita, lo sai, per ripulire tutto quanto e sistemarlo per bene, quindi farà schifo per i tuoi standard. Ma l'ho fatto con tutto l'amore che ho, ok? Ok. Fammela sistemare. Ok. C'è ancora corrente, vero? Perché al capanno hanno staccato tutto, purtroppo. Perché qui c'è niente di utile? C'è una motosega. Tra quegli attrezzi? No. È che a Mr. H serviva più spazio, così... È il compromesso per mantenere viva questa radio. Capito. Allora, che distanza raggiunge? Oh, è progettata per trasmettere gli annunci agli altoparlanti del campo, ma anche alle radio portatili, perciò credo arrivi a un chilometro. E basta? Non ci facciamo nulla praticamente? Siamo finiti. Cosa siamo venuti a fare qua praticamente? Sbrigativo? No, cerchiamo di non perdere le speranze, gente. Dove hai imparato tutte queste cose? Ah, mi ci sono appassionato. Le robe tecniche per me sono un po' troppo complicate da capire a fondo. Beh, se vuoi posso insegnarti le basi. Oh, una lezione? Ti faccio tutto il corso. È facile, come scalare. Allora io mi iscrivo. Ok, Ryan, mi sei un po' comunque più simpatico. Comunque ci servirà una fonte d'alimentazione. Ed ecco che cosa useremo. Una tirapolvere. In realtà è un ripetitore, messo un po' male, ma... Sai, non si sa mai. Sì, ma devi metterlo abbastanza in alto. E... possiamo... chiamare qualcuno con questa? Sì, beh, non è bidirezionale questa radio, quindi... noi possiamo parlare e poi al massimo possiamo... attivare il nostro ricevitore sperando che qualcuno ci risponda e non è scontato, ma... Beh, in effetti non abbiamo molta scelta. Già. Allora, che cosa devo dire? Fai capire che è un'emergenza. Ok. Salve, come ve la passate? Sono... qui ci serve aiuto. Sono... siamo i tutor di Hackett's Quarry, il campo estivo. E c'è stato un terribile incidente, aggressione, qui siamo nei guai, qui ci serve aiuto. Deve esserci una mandria di... Una mandria? Dappertutto e ci sono dei cacciatori anche che sembra sparino agli orsi, ma sparano anche a noi. Che non è bello e abbiamo dei feriti e ci serve davvero aiuto, quindi vi prego, sono orsi feroci e non sappiamo che fare. Vi prego,
Aiutateci, SOS. Non è convinto, è Ryan. Sono orsi, salvateci. Venite il prima possibile. Cos'è? Ma sei stupido. È andata bene? Era no. Mandria di orsi? Sì. Non si dice branco così, di è orsi. Un branco, è vero. Quello non si usa per i pesci, non... No, Cristo. Ok, adesso mi sposto sul ricevitore, così vediamo se ci risponde sì, qualcuno. Sì, io do un'occhiata fuori mentre fai le tue cose tecniche. Stai lontano dalle finestre, Ciccio? Oh no, non mi dire che hai visto cose. Sta arrivando, vero? È già arrivato! Beh, lo avrai notato. Ho capito che siamo di notte, però che cocchio. Allontanati dalla finestra, non farti vedere. Io ma nessuna risposta, vado a controllare. Ehi, ma ha detto Balta. Non ho fatto niente tu. Non lo so. Due maschi nel capanno della radio alle casette. Sta parlando di noi. Nessuna traccia. Ricevuto, chiudo. Stanno venendo a prendervi, il che è un bene. Forse non parlano di noi. No. Parlano proprio una cifra di voi. Oh, perché? E stanno parlando di noi. Cazzo. Li avete chiamati voi tecnicamente, gente. Perché cazzo l'abbiamo detto alla cazzo di radio? Merda. E non potete neanche uscire, gente, siete fregati. Sanno dove siamo, Ryan. Dobbiamo andare via. Non puoi uscire. Cazzo. Merda. Niente panico, ok? Vai, troviamo Caitlin e tutti gli altri, ok? Ok, sì. Ok. No, non uscire, avvertilo che c'è il lupo, mannaggia. Ma sei scemo? C'era quella cosa là fuori. Ma te ne sei dimenticato? Aggressivo? No. Dispiaciuto? Io non ero sicuro. Era... Cazzo, cosa cazzo era? Non ne ho idea. Allontanatevi dalla porta. Non fate rumore. Prima o poi se ne andrà. Non può essere qui. Non andare alla finestra! Ryan. È finita. No, non potete neanche ucciderlo senza i pallettoni di argento. Si era dimenticato di parlare in italiano, ma vabbè, dettagli, non importa. È sopra di noi, però, è tanto sopra di noi. No, in questo gioco ho capito che è sempre meglio non sparare finché non sei sicuro di quello che hai davanti. Quindi cerchiamo di star buoni. Cos'è? Non mi mettere ansia, razza di cretino. Chi hai visto? Cosa hai visto? Cosa? Oh no! Abby e Nick stanno venendo qui. Oh merda. Stanno arrivando. Dobbiamo La radio. Vai alla radio. L'altoparlante? Quello sì. Sì, diciamo okay. Di nascondersi. Sì. Wow. Cazzo no! Oh merda. Che è successo? Tieni premuto. Caitlin, rifugiatevi subito, non venite qui, c'è un animale proprio qui davanti. Fate... in una casetta, subito! Aspetta, non in quella in cui abbiamo sfondato la porta, se no non si richiude? Ah, cazzo, no! Forse abbiamo fatto bene a sfondare la suddetta porta, altrimenti avrebbe dovuto sfondarla la loro? Ok, non l'abbiamo ancora risolta, gente. Percorso aggiornato, sì, la porta era aperta, vedete? Oh, però adesso la porta non si richiude, come dicevo. Non lo so, se ho fatto la cosa giusta. No, vabbè, ma troppa tensione, porco cane. Siamo appena a metà gioco, credo, più o meno. E la situazione deve ancora peggiorare. Disperato o aggressivo? No. Niente disperazione, gente, ce la facciamo. Uccidiamolo. Non è un animale normale. Non credo che basti il fucile. Beh, almeno un po' di male glielo fai, santo cielo. Ci metterà un attimo a guarire. Ansioso o sicuro? Beh, ovviamente siamo sicuri delle nostre azioni. Basta, perché non dovrebbe? Non lo so, è che non mi sembra una grande idea sparare a cazzo contro una specie di super animale. Beh, che possiamo fare di diverso? Non urlate, ad esempio. Un buon punto di partenza. Se dovesse avere l'udito come quello di un cane, allora forse potremmo... Si può mandare un suono molto acuto, un feedback lungo e spararlo a tutto volume. E certo farà un male boia, ma... Dai. Stai lontano da quella cacchio di finestra, Ciccio! Le ragazze sono sicuro per adesso? Urgente o calmo? No, non mettere mai fretta, Ciccio. Ehi, Dylan, su. Respira, so che puoi farcela. Manca qualcosa. Cosa manca? La voglia di vivere, santo cielo! Ciccio! Che cocchio?
cacchio sta succedendo? Oh merda. Ha strappato il cavo. Ah, mi è sembrato di vedere qualcosa che penzolava. Oh no, forse è così che rimane ferito. Non posso evitarlo? Posso evitarlo? Ti prego. Adesso, su, sbrigati. No. È proprio lì è proprio lì sopra. È proprio lì sopra, razza di idiota. Porco cane. Oh marone, quanto sangue. Oh marone, quanto sangue. Porco cane. Porco cane. Oh mio Dio. Oh mio Dio, gli ho sbranato male la mano. Oh mio Dio, si sta diffondendo in fretta. Devi tagliarlo. Devi tagliarlo. Taglialo. 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 Oh oh oh, disperato o terrorizzato. Ok, resisti. Resisti. Cazzo. Ok, ok, resisti. Resisti più che puoi. C'è la motosega, l'abbiamo visto nella visione. Sapevamo che sarebbe accaduto. Fucile o motosega? No, 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 vai di motosega, è un taglio più pulito. Oh marone. Oh marone, è diventato la casa di nuovo. Sì, cazzo, fallo, fallo, cazzo. Sei contento, ti vedo. Oh mio Dio. Oddio mio. Oddio mio. Oddio mio, quanto sangue, non me l'aspettavo una scena del genere. Oh, è ferita superficiale tua nonna. Sto per vomitare, sto per vomitare. Oh mio Dio. Prendi il cavo, prendi il cavo. Sei ancora vivo, sveglio? Infilalo. Ok, mettilo, collegalo a qualcosa. Tampona la ferita, tampona la ferita. Ah, Dio santa. No, può morire per lo shock, veloce. Veloce. Veloce, dai. Che faccio adesso? Pulsante, pulsante. Ah. Ok, ti prego dimmi che ha funzionato. Sì, non gli è piaciuto più di tanto. Si è rotto lo speaker. Lui si è rotto un braccio. Anzi, è proprio andata. Grande Dylan. Batti 5. No, cioè, scusa. Come, perché stai ridendo? È sotto shock. È chiaramente tanto sotto shock. Ragazzi, dovete tamponare la ferita in qualche modo. Oddio. Ok, aspetta. Se siamo fortunati abbiamo fermato il diffondersi dell'infezione. Fatto? Me l'hai detto tu. Oh cazzo, bella idea di merda. Oh cazzo. Oddio. Ok, sei ancora vivo? Se non l'avessimo fatto sarebbe stato molto peggio. Ehi ragazzi, come va? È sicuro? Ci serve una mano se avete un secondo? È sicuro? Non lo so, porco cane. Mai visto che serata stiamo passando? Quella cosa è andata male. Abbiamo sentito i cacciatori alla radio. Cosa? Parlavano al walkie-talkie. Sapevano che eravamo qui. Avete mandato il messaggio? Non so se siamo riusciti. Grande. Che cavolo è successo? Oh mio Dio! Dylan, che hai fatto? Oh, sto bene, non mi... fa male, ma non fa male. Ok, sei sotto shock. Porca di quella... Oh, santo cielo, non inquadratelo, per favore. È stata quella cosa? No. Beh, più o meno. Wow! Ok, sono vicini. Sono Caitlin, tanto vicini. Fucile. L'ho perso. Uno di quei tizi è venuto a salutare. Che cazzo? Che succede? Chi è quello? Qualcuno con una benda sull'occhio? Aspetta, sembrava Laura, una mia impressione. Ma chi era? La seguiamo? Laura non ha una benda sull'occhio. Non l'aveva l'ultima volta che l'abbiamo vista, quantomeno. Ma dalla faccia mi sembrava lei, i lineamenti erano i suoi. Oh no, che succede? Non mi dire che hanno preso uno dei nostri, ti prego, ti prego, ti prego, ti prego. Oh cazzo, Dylan, che cos'è? Un cadavere di donna. Oh mio Dio. Vabbè, vabbè, chi è che manca? Non mi dire che è Emma, non può essere Emma. Però è mezza ignuda, Emma si era rivestita. E qualcun altro, ok, non è uno dei nostri. Magari non rimaniamo a fissare i cadaveri. Direi di, non so, levare le tende molto, ma molto in fretta. Signora, ancora, abbiamo già finito un altro capitolo. Ciao bel corvetto. L'hanno fatto bene in effetti, guarda che bel texture. Ah, rieccoti. E così c'è una parassita di meno al mondo. Quindi era una infetta, perfetto, grazie della conferma. Diamo un ulteriore sguardo. Il diavolo, senza restrizioni, come un'ombra strappata dalla sua forma corporea. Fa molta attenzione e agisci prima che il demone si liberi,
Tutti noi ne abbiamo uno. Anche coloro che sono puri di cuore e recitano sempre le preghiere la notte. Qui abbiamo l'eremita. Con l'eremita arriva l'isolamento, la solitudine, ma la riflessione anche. Probabilmente, pensandoci bene, l'eremita che dà la caccia può guidarti alla salvezza. Ma tutto dipende dalle tue azioni, non dalle sue. Il problema in questo gioco è capire quale sia l'azione corretta da fare, signora. Non so se l'ha notato. Voglio mostrarti altro. Ti andrebbe bene? Sì, ma mantenga la distanza di sicurezza, c'è il Covid dei lupi manari, tutte cose, per favore. Due futuri da vedere. Ma ce n'è solamente uno che può essere visto. Fa la tua scelta. Scusi, ma va di fretta che non possiamo vederli tutti e due, porco cane. Direi che il diavolo mi inquieta molto di più. Vediamo di che si tratta. L'eremita mi sembra qualcosa di abbastanza tranquillo. Abby che prende un fucile. Nick che si trasforma. Quella era la testa di Abby. Quella era tanto la testa di Abby. Passiamo moltissimo tempo a guardare al futuro e dimentichiamo che anche il passato ha dei segreti. Vale la pena ricordarlo. E anche il congiuntivo, eh. Il congiuntivo mi ha fregato più di qualche volta. Allora di nuovo a rivederci. Resterò qui, ti aspetterò. Tutta ignuda nel letto. Signor, maronne. Signori. Manco inquietudine. È stata una puntata interessante. Molto, molto interessante. Penso che più o meno siamo a metà del gioco. Poi se cominciano a schiattarmi, il gioco durerà molto di meno. Dicevo, non so ancora dirvi se abbiamo fatto le scelte giuste o questo gioco ti lascia col dubbio fino alla fine. Nei commenti, dicevo, fatemi sapere allora cosa ne pensate. Lasciate un bel mi piace, altrimenti vi faccio limonare con la signora strega. Oh mio Dio, beh, noi ci vedremo in un prossimo episodio. Come avete visto, adesso è tutto al cardiopalma. Ciao ciao!